coach diceva che l'obiettivo era difendere soprattutto il secondo posto. Peccato non aver messo punti, è stata una partita contro dei mostri, però insomma, con tanti errori c'è un po' di rimpianto forse. Sì, ma gli errori vengono anche per merito degli altri, così chiaro. Come magari gli altri sbagliano, a volte gli altri sbagliano tanto per merito nostro, noi stasera magari abbiamo sbagliato anche per merito loro, per cui penso che dobbiamo fare un'analisi lucida. Quando si perde bisogna sempre pensare cosa si può fare meglio, e negli ultimi 100 giorni avevamo perso 2 partite su 23 giocate, 24 giocate, quindi abbiamo perso oggi con una squadra che negli ultimi 300 giorni aveva perso 2 partite, per cui dobbiamo secondo me dare peso, perché dopo magari sembra certi errori sembrano disattenzioni o meno così, sicuramente possiamo fare meglio, però giocando, abbiamo giocato contro una squadra molto forte, una squadra che è stata attenta, una squadra che ci ha regalato solo qualcosina nel terzo set e sono state brave le ragazze ad approfittarne, per cui ok, questo ci serva, abbiamo giocato una partita di altissimo livello e puoi solo crescere quando giochi queste partite. Adesso domani viaggiamo, recuperiamo e da martedì ci buttiamo in questo ritorno di semifinale di CEV. Come ho detto, forse l'appuntamento, il primo appuntamento fondamentale della stagione, per cui dobbiamo sicuramente fare un buon lavoro, dobbiamo prepararla bene, non dobbiamo pensare che sia sufficiente il 3-0 che abbiamo fatto qua, anche perché abbiamo visto come nel primo set, quando loro hanno battuto bene, ci ha messo in grosse difficoltà. Per cui dobbiamo aspettarci di una partita in cui loro ci attaccheranno dal primo, devono vincere tutte, per cui devono attaccarsi, dobbiamo essere bravi così, come dei pugili, no? a resistere per poi uscire noi. Belle, sono quelle partite belle, non vedo l'ora di giocarle, perché sono quelle partite veramente che quando uno ha la fortuna di arrivare a giocarle ti premiano per quello che hai fatto durante la stagione.